Che avete appena visto e quello che vedete alle mie spalle è il trailer della nuova serie che inizia adesso alle 14:30 praticamente su Twitch. Come al solito trovate il link in descrizione e vi aspetto sull'altra piattaforma. Contenuti che poi vi ricordo verranno riproposti qui su YouTube in forma di riassunto, come ormai vi ho abituato da qualche tempo a questa parte con il video tra gli altri di Shedinja. In ogni caso, come ormai da tradizione, da qualche challenge a questa parte, prima di iniziare la nostra avventura qui su YouTube vi parlerò delle regole che andremo a seguire. Mi ha fatto molto piacere vedere tanta speculazione su quello che avrei fatto e sono contento di darvi quest'oggi le risposte, perché credo che, contrariamente a quello che molti di voi hanno scritto, dopo questo video sarete convinti che forse questa è la challenge più difficile insieme a quella di Shedinja. La regola basilare ovviamente è contenuta nel titolo: non si potranno utilizzare evoluzioni, ma in realtà questa è una formula sintetica per dire altro. Ovviamente non poter utilizzare evoluzioni implica che io non possa evolvere Pokémon sostanzialmente durante l'avventura, e implica anche che io non possa catturare dei Pokémon già evoluti. Ma così sarebbe troppo semplice giocare Pokémon bianco utilizzando Dradrigon, per dire. E quindi il termine senza evoluzioni in realtà sta a significare senza Pokémon al loro ultimo stadio o allo stadio intermedio. E siccome Pokémon come Dradrigon, come Souk o come Stunfisk presentano un unico stadio, quello stadio verrà considerato come stadio finale e dunque come Pokémon non utilizzabile. Insomma, ho intenzione di giocare Pokémon bianco utilizzando solo e solamente Pokémon base che potrebbero evolversi ma che noi non evolveremo. Quindi, per intenderci, sarà utilizzabile lo starter, nel nostro caso Tepig, non saranno utilizzabili Pignite ed Emboar, ma non sarà nemmeno possibile sostituire in corso d'opera Tepig con Hitmore, perché Hitmore non ha la possibilità di evolversi e sarebbe troppo semplice giocare con un Pokémon simile. Accanto a questa regola poi ce ne sono sostanzialmente altre due, delle quali una in particolare renderà il tutto molto più difficile. La prima è la ben nota Spicy's Close, regola non scritta in realtà, presente anche nelle Nuzlocke, e che impone di non utilizzare per due volte la stessa specie di Pokémon. Quindi, ad esempio, se contro un allenatore in particolare dovesse tornarci molto utile giocare, che so io, con 6 Darumaka, non potremo farlo perché questa regola ci impedisce di utilizzare lo stesso Pokémon due volte. Ma ragazzi, la terza regola è quella che davvero cambia le carte in tavola. Ho letto tantissime speculazioni circa questa challenge, ho letto tanti scrivere giustamente che sarebbe stata molto più semplice rispetto a Shedinja, perché avete giustamente fatto notare, ma io ci ho pensato benissimo, che rispetto alla sfida con Shedinja questa è molto più semplice, perché con Shedinja ho usato un unico Pokémon, qui ne uso 6, e quindi allenando 6 Pokémon come ha allenato Shedinja, qual è il problema? Il problema è che ho inserito il level cap, una regola autoimposta, ovviamente il gioco non ci impedirà strutturalmente di farlo, che ci tratterrà dal portare i Pokémon ad un livello superiore a quello più alto presentato dal capopalestra successivo. Esempio molto semplice: dobbiamo affrontare Camellia a Scirocopoli, il Pokémon più forte di Camellia è a livello 27, benissimo, i nostri Pokémon, qualsiasi essi siano e indipendentemente dal loro numero, non potranno superare durante quella sfida il livello 27, con il risultato che se un Pokémon
dovesse arrivare da Camellia a livello 28 dovrà essere depositato e riutilizzato solo in prospettiva di Rafan. Questa regola è stata introdotta per evitare alcuni escamotage, da un lato, che avrebbero reso il tutto più semplice, e dall'altro per evitare di vederci di nuovo di fronte a tutto quel grinding che invece è stato necessario quando abbiamo fatto la sfida con Shedinja, e quindi per cambiare un po' le carte in tavola e per fare qualcosa di diverso. Queste erano le regole. In questo momento dovremmo essere in live su Twitch, perché questo video delle regole è stato più lungo del previsto. Io vi aspetto sul sito Viola. Non so quanto durerà questa avventura, ma spero che vi piacerà quanto vi è piaciuta quella con Shedinja. Credo che dopo avervi detto le regole sia evidente che questa sfida può rivelarsi davvero complessa. Se vi ho ulteriormente convinti, io vi aspetto su Twitch e colgo l'occasione per salutare tutti i nuovi iscritti che sono arrivati con l'ultimo video di Shedinja. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piacerà anche questa sfida. Buona ragazzi, vado ad avviare la stream e preparatevi, perché tra qualche settimana avrete un altro riassunto.